Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Il forum H2O lancia l'allarme sul problema dell'acqua in Abruzzo, sottolineando il rischio concreto di una privatizzazione del servizio. Paolo Renzetti. Il disegno di legge concorrenza varato dal governo Draghi nel Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, inviato ora per la conversione in legge al Parlamento, se approvato nell'attuale versione, renderà quasi impossibile mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato e degli altri servizi locali. Pertanto le sei società di gestione dell'acqua abruzzesi, ACA, SASI, Ruzzo, CAM, SACA e GSA, verranno quasi certamente privatizzate se non si cambierà radicalmente il testo. Questa la denuncia del Forum Abruzzese dell'Acqua che parla di attacco al referendum popolare del 2011. La faccia del referendum, perché nel disegno di legge che adesso va al Parlamento, ma che avrà una strada privilegiata purtroppo, prevede che i comuni che devono scegliere il gestore dei servizi, quindi non solo l'acqua ma anche per esempio i rifiuti, dovranno giustificare qualora vogliano mantenere in mano pubblica la gestione, dovranno giustificarsi presso l'autorità per la concorrenza, dovranno sostenere degli esami, diciamo, uno dopo l'altro, un vero e proprio percorso a ostacoli, mentre invece se decido di darlo ai privati hanno sostanzialmente mano libera, quindi avranno un percorso facile per privatizzare, mentre invece mantenere in mano pubblica la gestione di servizi essenziali sarà difficilissimo. Sia per i servizi idrici, sia per gli altri servizi, per gli altri servizi pubblici, ma anche per esempio per autostrade. Cosa è successo quando abbiamo privatizzato le autostrade? Guardiamo qui, no? Cioè, abbiamo tanti di quegli esempi. E poi comunque anche a livello europeo ci sono studi che hanno dimostrato assolutamente che la privatizzazione dei servizi idrici locali hanno portato non alla concorrenza in realtà, ma a dei veri e propri monopoli. E questa è una cosa veramente grave. I parlamentari abruzzesi devono darsi da fare perché, cioè, perché in Parlamento facciano il loro mestiere e salvino gli enti pubblici locali. Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione delle liberalizzazioni del demanio. Le concessioni sulle spiagge sono state prorogate, ma solo fino al termine del 2023. Insorgono i balneatori, il servizio. Prorogate le concessioni delle spiagge, ma solo fino al 31 dicembre del 2023. Allo scattare del 2024, quindi, le concessioni scadranno, anche nel caso in cui dovesse subentrare un nuovo soggetto in società. È quanto deciso dal Consiglio di Stato, che ha sentenziato sul contenzioso tra amministrazioni locali e concessioni balneari. Dal 2024 non potranno esserci ulteriori proroghe e si dovrà aprire alla concorrenza. Così il potere giuridico interviene in una questione non pienamente risolta dal governo Draghi, nemmeno con il DDL concorrenza approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, mentre sulle liberalizzazioni pende un richiamo dell'Unione Europea sulla normativa del mercato interno a difesa dell'economia liberista. Inizialmente, in base alla legge di bilancio del 2018, le concessioni balneari avrebbero dovuto perdurare per 15 anni, nell'attesa di una nuova legislazione e dando così il tempo di realizzare i bandi di gara senza scoraggiare i balneatori da eventuali investimenti di cui non potrebbero raccogliere i frutti. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. È una sentenza imbarazzante, ha dichiarato il presidente del SIB Abruzzo, Riccardo Padovano. Da un lato è una sorta di messa in mora del legislatore, sostiene Padovano, dall'altro è una contraddizione perché si contestano le scelte automatiche generalizzate della pubblica amministrazione e al contempo si stabilisce una proroga altrettanto automatica e generalizzata, ma per soli 2 anni. Valuteremo le iniziative da intraprendere, ha concluso il presidente del sindacato dei balneatori. Teramo conquista il primato in Abruzzo per sostenibilità ambientale e si posiziona al 20° posto in Italia su 105 capoluoghi di provincia. A sancirlo il rapporto Ecosistema Urbano 2021, redatto da Legambiente, che ha assegnato i punteggi considerando i risultati ottenuti su acqua, aria, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia. Tania Bonici Castelli.
Teramo si distingue per la bontà dei risultati sulla sostenibilità urbana e arriva tra i capoluoghi di provincia top 20 in Italia. A sancirlo è Legambiente, che in collaborazione con Ambiente Italia e Sole 24 Ore ha fotografato le performance ambientali dei capoluoghi italiani e redatto il rapporto Ecosistema Urbano 2021. Mentre quasi tutte le città italiane non decollano, facendo registrare un sostanziale immobilismo, Teramo si è invece particolarmente distinta in ogni campo preso in considerazione dallo studio relativamente al 2020. Il punteggio ai 105 capoluoghi di provincia è stato assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti per le sei principali aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia. Con il punteggio di 62,62 Teramo si attesta così al 20° posto. La prima città in graduatoria è Trento, con un punteggio di 84,71. Il capoluogo abruzzino è primo tra gli abruzzesi, distanziando di parecchio la seconda, che è L'Aquila, in 56esima posizione. I dati più significativi riguardano l'incremento della percentuale di raccolta differenziata, che vede anche qui Teramo prima in Abruzzo con il 69,37%, conquistando il 39° posto a livello nazionale e il 10° posto per produzione di rifiuti urbani annui pro capite. Menzione speciale anche come best practice del Comune di Teramo nell'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali nelle fasi del processo delle gare di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali. Soddisfatta l'assessore comunale a Ramo, Martina Maranella, è un risultato molto positivo per la città di Teramo, che ci pone all'avanguardia. In un anno particolare come quello del Covid, afferma Maranella, sapere di essere al 10° posto per la produzione di rifiuti dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Sul valico del Monte Salviano, nella riserva naturale, arriva l'Aula Verde Didattica, un progetto dell'amministrazione comunale di Avezzano che prevede l'intervento selvicolturale e anche la messa in sicurezza di un'area di 4.800 metri quadri. Luca Pulsoni. Al via il progetto dell'Aula Verde Didattica nel cuore della riserva del Monte Salviano. L'aula, che comprenderà 12 banchi, 6 dei quali accessibili per i diversamente abili, una piccola arena e un mini orto botanico ai fini didattici, sorgerà in un'area di 900 metri quadri nei pressi dell'opera di Pietro Cascella sul valico del Monte Salviano. Il progetto prevede la pulizia del sentiero, che sarà dotato di una staccionata protettiva. L'aula sarà intitolata a Fra Domenico Palombi, autore della ricerca e catalogazione di 803 specie arboree del Monte Salviano. Costo complessivo dell'intervento 45.000 euro, taglio del nastro previsto con l'arrivo della primavera 2022. Oggi come oggi noi andiamo verso una transizione ecologica, una parola grossa forse dal livello nazionale e quant'altro, ma se ci rendiamo conto che abbiamo una potenzialità totalmente inespressa, oggi ancora inespressa, della riserva che abbiamo a pochissimi passi dalla città di Avezzano, che è facilmente raggiungibile anche qui da Piazza Torlone, sarebbe una cosa meravigliosa, ma meravigliosa per noi come cittadini di Avezzano, meravigliosa per i cittadini di Capistrello, di Luco de Marsi, di Scurcola Marsicana, che sono i quattro comuni che sono chiaramente conferenti al Parco della Riserva del Salviano. E se immaginiamo che Sergio Ruzzi ha avuto una idea fantastica, che sarebbe quello della progettazione, della ideazione del cammino della via del Salviano, chiaramente con quella che è stata poi definita la via De Marsi, se riusciamo a unire tutte queste forze, tutte queste energie e riusciamo a concludere con una sinergia, io ritengo che potremmo andare e viaggiare veramente oltre i nostri confini, che non sono solo marsicani, ma anche verso i confini regionali e delle regioni vicine, quale può essere il Lazio, quale può essere il Molise, quale possono essere le Marche, che possono venire tranquillamente a farci visita e godere dei panorami e dei paesaggi che chiaramente c'è da rimanere semplicemente incantati. Altri interventi messi in cantiere dall'amministrazione comunale per ridare slancio a uno dei polmoni verdi della città in una fase storica che preme la transizione ecologica dell'intero paese. Ma noi abbiamo, se ben ricordo male, nel 2014, mi ricordo che se ne occupò chi vi sta parlando in questo momento, una casetta ANAS che dovrebbe essere riconsegnata. Stiamo chiedendo nuovamente la restituzione, visto che è un progetto che si è bloccato nelle more di
di tempo, dalla provincia nuovamente al comune, che con un budget di spesa inferiore a quello di 50.000 euro, che chiaramente chiediamo che la provincia abbia la sua partecipazione onerosa, potrebbe essere riassegnato nuovamente alla città e di rendere percorribile e fruibile nuovamente a tutti, ai 41.000 gli abitanti della città di Avezzano, ma non solo, anche a chi vorrà venirci a trovare. Stiamo cercando di incrementare una cosa che è fondamentale, come tutte le città d'Abruzzo, come tutte le città d'Italia, il turismo, per riportare il turismo all'interno della città di Avezzano, all'interno e anche all'esterno, visto che i cunicoli di Claudio sono semplicemente a pochissimi chilometri di distanza. Sarebbe anche abbastanza semplice, perché chi ama la montagna come me la percorre quasi tutti i sabati e le domeniche, poterci arrivare e poter usufruire anche tra l'ambiente e la storia, che non dobbiamo mai separarci. Si allunga lo stop totale alla Sevel di Atessa a causa della mancanza dei componenti informatici per produrre il furgone Ducato. La direzione aziendale ha annunciato stamani che il blocco produttivo, previsto inizialmente fino alle 14 di oggi, andrà avanti fino al terzo turno di oggi e il primo di domattina, 11 novembre. L'ulteriore fermo è stato annunciato dai sindacati Film e Wilm. Alla Sevel stanno mancando anche i motori PSA dalla Francia, per ora resta in funzione soltanto l'area CKD, con addetti impegnati in una produzione specifica per il Messico, con pezzi di ricambio per il vecchio modello Ducato. C'è grande attesa per il primo Adriatic Innovation Forum, in programma al porto turistico di Pescara dal 17 al 19 novembre. La manifestazione è stata presentata quest'oggi alla Camera di Commercio. Vediamo. Si terrà dal 17 al 19 novembre prossimi al porto turistico Marina di Pescara Visionaria il primo Adriatic Innovation Forum, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con il supporto dell'Agenzia di Sviluppo del PID, punto impresa digitale, e con la collaborazione di InnoValley. Tre giorni di talk, oltre 50 speaker, 12 start-up, centinaia di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali, ospiti che arriveranno dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia Erzegovina e dagli Stati Uniti, presente anche un'ampia rappresentanza del sistema camerale italiano. Beh, questo è il primo forum che organizziamo per l'innovazione, la digitalizzazione, e saranno presenti ospiti nazionali e internazionali, per cui presentiamo il nostro territorio al mondo e dei giovani ricercatori che hanno interesse a crescere. Le aspettative è che speriamo che molti di questi giovani, che sono dei piccoli oggi ricercatori, abbiano successo e ne traggono interesse loro e l'intera comunità. Visionaria è un momento di sintesi di cui il nostro territorio ha bisogno, è uno strumento con il quale avremo la possibilità di capire, intercettare, costruire un tangibile ecosistema dell'innovazione. Questo è in sostanza Visionaria. L'Agenzia di Sviluppo, che è poi il braccio operativo della Camera di Commercio, attraverso la rete Enterprise Europe Network, praticamente offrirà, modellerà i propri servizi proprio per crescere nei mercati, per innovare, favorire le imprese ad innovarsi e crescere nei mercati internazionali. Per quanto riguarda InnoValley, che è uno dei partner organizzativi, ringraziamo di questo la Camera di Commercio, perché ci dà sempre grande importanza e grandi opportunità. È molto importante perché rafforza l'idea che abbiamo dell'innovazione del territorio, che sia un'innovazione larga e aperta. Noi facciamo dell'Open Innovation una missione, e un evento come Visionaria di fatto è una realizzazione concreta di quello che significa fare innovazione larga sul territorio. E ora alla pagina dello sport con una notizia sul ciclismo. Il percorso del Giro d'Italia 2022 si arricchisce oggi con le tappe di montagna. La presentazione Spezzatino, decisa da RCS Sport per la 105ª edizione della Corsa Rosa, arriva alla sua penultima puntata, svelando le giornate più attese, quelle in cui gli scalatori entreranno in scena. Sei frazioni con 4 arrivi in salita distribuite lungo le 3 settimane di corsa, che vanno a comporre
scorre in maniera quasi definitiva, manca ancora il gran finale che sarà ufficializzato domani, il tracciato dell'edizione in programma dal 6 al 29 maggio prossimo. La nona tappa vedrà protagonista la nostra regione con la frazione che parte da Isernia e arriva fino al Blockhaus. Tappone appenninico di alta montagna, percorso all'insù fin dai primi chilometri da Isernia verso Rionero Sannitico, si sfiora soltanto lo storico Macerone per poi raggiungere il primo scollinamento a Roccaraso. Fino a Guardia Grele, che viene solo sfiorata, si percorre l'unico tratto abbastanza tranquillo e prevalentemente a scendere. Inizia quindi la doppia scalata al Blockhaus, da Pretoro si raggiunge Passo Lanciano per poi scendere a Letto Manoppello e dopo aver contornato la base della Maiella salire all'arrivo da Rocca Morice come nel 2017 con il finale con pendenze in doppia cifra lungo la serie finale di Tornanti. E ora il calcio. Dopo la sconfitta di Cesena, il centrocampista biancazzurro Ledian Memushai ha voluto chiedere scusa ai sostenitori del Delfino. Ora la testa va al derby col Teramo che il Pescara non può di certo sbagliare. Vediamo il servizio. Ledian Memushai è arrivata a questa sconfitta nel finale con questa sfortunata autorete di Nzita quando la partita ormai sembrava incanalata solo 0-0, ancora una battuta d'arresto dopo la sconfitta di Teramo però. Sì, purtroppo sembrava una partita che dovesse finire sul 0-0, è una partita equilibrata, quindi penso che il risultato più giusto fosse sia il pareggio, però purtroppo abbiamo perso, una sconfitta dura e ora non resta che ripartire a testa bassa e lavorare. Siete andati sotto il settore dei vostri tifosi e così come a Teramo, insomma, non siete stati accolti bene, insomma, i tifosi sono delusi, sono anche un po' arrabbiati per questi risultati che non stanno arrivando. Giustamente, siamo tutti delusi a partire da noi, quindi dobbiamo invertire la rotta già dalla prossima, cercare di vincere. Ne parlavamo anche con il tecnico Auteri in conferenza stampa, il Pescara ha perso con tutte le squadre che sono nei primi posti, ha perso con la Reggiana, ha perso con il Modena, ha perso oggi con il Cesena. Come mai questa squadra, con le squadre che dovrebbero essere delle dirette concorrenti, non riesce a fare risultati? Come mai non lo so, so solo che c'è poco da fare, c'è solo da lavorare duramente già a partire da domani. Come si può uscire da questo momento non semplice, Ledian? Al di là del lavoro, voglio dire. Nella mia esperienza, purtroppo, quello che posso dire è abbassare la testa e pensare a lavorare ancora più duramente. Sabato c'è questo derby, sabato prossimo questa gara con il Teramo, insomma una gara a questo punto fondamentale. È una partita che dobbiamo vincere e quindi dobbiamo cercare di vincerla in tutte le maniere. In classifica il Pescara è a 11 punti dal primo posto, a 8 dal secondo. È giusto in questo momento credere ancora nelle prime due piazze oppure guardare giornata dopo giornata a questo punto senza illudere i tifosi? No, guardare giornata dopo giornata. Ora bisogna pensare a vincere al Teramo, contro il Teramo. In queste situazioni sono convinto che devi ragionare solo giornata dopo giornata. Per chiudere, Ledian, tu sei un giocatore esperto, sei ormai un pescarese naturalizzato. Cosa ti senti di dire ai tifosi? In questo momento posso solo chiedere scusa e basta, cioè, c'è poco da dire, c'è poco da parlare, c'è solo da abbassare la testa e pedalare. E a proposito del derby, il doppio ex Marco Perrotta, ora in forza al Palermo nel girone C di Serie C, ha parlato delle sue due esperienze con le due maglie abruzzesi, per l'appunto. Momenti emozionanti sia a Teramo che a Pescara, per lui che a Bari ha avuto come allenatore Gaetano Auteri. Ascoltiamolo. No, dai, ho dei bellissimi ricordi in entrambe le squadre, diciamo così. Devo molto a tutte e due le squadre perché entrambe mi hanno dato molto. Sarebbe stata una partita molto bella, diciamo, da vivere e da giocare. Ma diciamo che comunque, a differenza delle squadre, mi sono sentito, diciamo, a Teramo come una piccola famiglia, quindi mi sono trovato molto bene, anche essendo più giovane, comunque mi sono ambientato subito bene, è stato veramente molto bello perché comunque eravamo tutti ragazzi giovani e diciamo eravamo tra virgolette un po' tutti alle prime armi e
non capivamo veramente quanto eravamo forti. Poi pian piano comunque il gruppo si è iniziato ad ambientare, a diventare squadra, e abbiamo fatto veramente un bellissimo campionato, quindi è stato veramente molto bello, una delle emozioni più belle della mia carriera, diciamo. A Pescara sono arrivato che già comunque avevo affrontato un campionato di B, quindi ero arrivato un po' più pronto, però è stato comunque emozionante perché ritrovavo Zeman, e è stato fatto anche lì un bellissimo campionato il primo anno, raccogliendo veramente pochi punti per la squadra che eravamo. Poi il secondo anno invece è stato fatto un campionato molto bello con Pillon, in cui abbiamo sfiorato la Serie A, quindi diciamo che da entrambe le parti veramente delle emozioni indimenticabili, quindi spero sarà una bellissima partita, perché sinceramente non so per chi fare il tifo. Ma per quello che lo conosco io, diciamo, Bari l'anno scorso non ha mai cambiato modulo, invece vedo che quest'anno Pescara lo sta cambiando spesso. Forse evidentemente quando i risultati non arrivano le cose si complicano, perché comunque è un allenatore molto, molto, diciamo, schematico, crede molto nelle sue idee, e quando non riesci a fare al 100% è difficile che poi i risultati arrivino. Però sicuramente è un mister che ti dà una buona identità di squadra, ed è molto, diciamo, con idee codificate, quindi la cosa fondamentale è riuscire a seguirlo al 100% e riuscire a fare le cose che ti chiede, perché appena non riesci a fare quelle cose lì, diciamo, vai in difficoltà. Intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pro Teramo, Davide Ciaccia, uno dei soci di maggioranza del club biancorosso, ha svelato che dovrebbe essere lui il nuovo presidente dopo la decisione di Iachini di non far parte del nuovo consiglio d'amministrazione. La carica dovrà passare tuttavia dalla decisione di lasciare lo stesso tipo di carica all'interno del Fiuggi, di cui rimane il proprietario. Per quanto riguarda il mercato, oltre a Perucchini e Pinto, che saranno ufficializzati a breve, il sogno per gennaio è Emanuele Padella, che Ciaccia hanno avuto anni fa nella Cisco e nell'Atletico Roma. Il servizio. L'idea iniziale era che l'ingegnere Iachini restasse come presidente, quindi non eravamo pronti, diciamo così, nella giornata di ieri ad affrontare questo tema. E poi la scelta dell'ingegnere e anche di tutti i suoi consulenti è stata quella invece di non partecipare al consiglio di amministrazione, quindi non avere un ruolo in società. E io, come sapete, sono il presidente del Fiuggi, e quindi oggi questa cosa mi devo, diciamo, dimettere da una parte per poter fare il presidente del Teramo, perché, come sapete, con le criticità nate con il caso Salernitana, con la problematica del Bari e De Laurentiis, c'è una norma da aprile che comunque, anche se siamo in leghe diverse, impedisce di essere tesserati per diciamo, motivi calcistici, mentre la proprietà, tra virgolette, può essere anche plurima, nel senso che io posso essere proprietario di più società in varie leghe o addirittura nella stessa lega, ma il tesseramento può essere uno solo. Quindi da qui a qualche settimana valuteremo anche questa situazione. Tutti sanno qual è la mia stima per Emanuele Padella. Questo non significa che potrà essere un giocatore del Teramo, assolutamente no, anche perché è un tesserato di un'altra società, però lui sa che io nutro molta stima nei suoi confronti, e sarebbe per me veramente un sogno riuscire a portarlo a Teramo. Chiaramente andranno verificate le sue disponibilità, le disponibilità della società a cederlo, quindi, però ecco, visto che è uscito fuori questo nome, mi fa piacere rimarcarlo, perché poi, insomma, lui è anche il ragazzo che segnò il gol del 3-2 della semifinale e ci portò a disputare comunque quella finale playoff. Insomma, ricordo benissimo le sue dichiarazioni a fine partita, quindi è un ragazzo che tengo veramente sempre nel cuore. Il tentativo per gennaio magari si potrà fare. No, questo vi do per certo che lo faremo. Okay. Però ripeto, oggi dobbiamo rispettare il fatto che è un calciatore di un'altra società, certo. E quindi la società magari non ha nessuna voglia, ma lui stesso magari non... però sicuramente è un ragazzo che andremo a sondare la possibilità che lui possa magari valutare questa opportunità. Se non erro, credo che poi lui sia stabilmente ad Ascoli, quindi non è nemmeno, sarebbe anche logisticamente probabilmente un vicino, ecco. Tra domani e dopodomani dovrebbe essere sicuramente ufficializzato il portiere, e per quello che riguarda il difensore magari ci può essere
qualche giorno di lavoro in più, non so se riusciremo ad ufficializzarlo e se gli accordi riusciremo a concluderli già in questa settimana. Più che sostituire giocatori, probabilmente si tratta di integrarli e puntellarli con 3-4 elementi che possano dare anche più garanzia nei momenti in cui c'è la squalifica, c'è l'infortunio e quindi la squadra possa essere un po' più serena. In Serie D, dopo l'infortunio che ne ha limitato l'utilizzo ad inizio stagione, Thomas Prestiani punta ad essere l'uomo chiave nella mediana del Castelnuovo. Anche 3 gol nelle 2 gare disputate finora in stagione tra Coppa e Campionato lo testimoniano. Stefano Recanati. Thomas Prestiani, si chiude una settimana importante per te, piena di gioie, dopo la doppietta contro all'esordio, contro il Vasto Giardi, il gol che chiude la partita qui a Chieti. Come ti stai trovando? No, mi trovo molto bene, un gruppo davvero fantastico. Ho avuto un piccolo infortunio inizio campionato, però sono felice di aver trovato questi gol sia mercoledì che domenica, quindi davvero bene. Ecco, vieni da un'esperienza importante, quella fatta a Cosenza. Quest'anno hai esordito anche nella Coppa dei più grandi, titolare contro la Fiorentina. Ecco, che cosa hai portato da quell'esperienza nei tuoi compagni nuovi del Castelnuovo? Beh, sicuramente è stata una grande esperienza che ho raccontato anche a loro, mi ha fatto capire come lavorare con i grandi, come sapersi comportare, come rimanere umile e come rimanere con i piedi per terra, e questa per me è la base su cui, diciamo, sto cercando di crescere. A Castelnuovo hai trovato una squadra di grandi allora? Sì, benissimo, devo dire complimenti a tutti, mister, staff, per l'organizzazione, per come mi stanno trattando e come mi stanno facendo sentire. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto li troverete sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.